A proposito di questo scollamento di PD e 5 Stelle, poi arrivo da Fiano, ma vedo che con Ludovica vedo un abbronzatissimo, sportivissimo, braccialettatissimo. Pronto, Paragone, mi senti? Ciao, ciao Mirta. Allora, ciao, ben trovato. Tu hai votato contro questo governo perché la pensi come Feltri? Pensi che si rischia un'operazione che sia troppo lontana dal comune sentire dei cittadini? No, ti sei astenuto, pardon. Beh, intanto non perché contro. Non mi piace. Mi sono astenuto, ma soltanto per fare un piacere, ma il mio era un voto contrario e sarà contrario prossimamente. Ho avuto un segno di rispetto, un senso di rispetto verso una comunità che ha votato per questo tentativo. Io so già che questo tentativo sarà un'assurdità senza fine e un europeismo che tra l'altro non sarebbe neanche dentro il primo Movimento 5 Stelle, quello che io avevo conosciuto e che mi era anche piaciuto giornalisticamente. Era un movimento di battaglia che aveva capito che dall'Europa sarebbero arrivate soltanto delle fortissime ingiustizie. Questo è un governo che rischia di andare a implementare le ingiustizie sociali, quindi per me il tentativo migliore era il tentativo di una classe dirigente comunque nuova, una sperimentazione nuova che era il giallo-verde. Ho da farti due domande, una più personale e una invece di contesto. Quella personale è la parola che circola, sento parlare di espulsione, è una cosa che può capitare? Pensi che tu possa essere espulso dai 5 Stelle per il tuo voto, insomma, contro quello che è stato deciso su Rousseau? Mirta, mi hanno chiuso 3 trasmissioni e non ho fatto il piangina. Se hanno voglia di cacciare il cartellino rosso, che lo facciano pure, è l'ultimo dei miei problemi. Ok, va bene. Domanda sempre personale. Escludi di lasciare 5 Stelle e passare alla Lega? Forse oggi sei più in sintonia con i sentimenti della Lega? No, non... Io sono in sintonia con quello che ho sempre detto, ero in sintonia con un governo che provava almeno a fare un minimo di resistenza a questa Europa dei poteri forti, delle banche e della finanza sfrenata. Sono in sintonia con quello che i telespettatori anche di La 7 mi hanno sempre sentito dire, sono in sintonia con quello che ho messo nero su bianco sui miei libri. L'ultima cosa che potrei fare è dare il consenso ad un governo con dentro il peggior partito che ci possa essere, il partito che ha tradito i lavoratori con un impianto neoliberista, che ha abbracciato le banche, i banchieri, la finanza più spregiudicata, quindi per me quindi è cosa fai? Esci dai 5 Stelle? No, se hanno voglia di accettare l'eresia di fondo sarebbe benvenuta in un movimento, se invece avranno voglia di espellermi lo possono liberissimi di farlo, però io fin tanto che c'è la devo manovra dire che dalla mia esperienza, diciamo, di osservatrice hanno un rapporto complicato con l'eresia 5 Stelle. Vediamo, però fin tanto che posso lavorare sulla manovra e sul meccanismo europeo di stabilità che Conte vuole riformare in un senso peggiorativo, io sto dentro questo palazzo e dirò forte no, giù le mani da una certa sovranità che è già un po' ridotta, ma da una sovranità residuale che in Italia deve esserci. Ma ti posso fare un'ultima domanda molto pragmatica, Gianluigi? Ma scusami, il fatto che noi in Europa riusciamo a beccarci un ruolo così importante come gli affari economici, il fatto che Conte va lì dice subito guardate che Dublino va riformato, cioè il fatto che forse anche grazie alla paura di Salvini l'Europa comincia a battere dei colpi non è un bene a tuo parere? No, l'Europa finge di battere dei colpi. Juncker è stato il presidente della Commissione europea e il profilo di Juncker lo sapevano benissimo tutti. Quando uscirono le carte che lui aveva attratto multinazionali e banche, concedendo loro una simmetria fiscale, cioè un'evasione fiscale a norma di legge, questo profilo era noto a tutti. L'Europa che stanno costruendo, l'Europa che stanno proseguendo, è la stessa Europa che garantisce alle multinazionali e ai grandi poteri un'evasione fiscale a norma di legge. È un'Europa che consente le asimmetrie anche sul lavoro, è possibile delocalizzare sfruttando a norma di legge i lavoratori. Questa Europa per me non è un'Europa, questa è un accrocchio, è un potentato ed è una cosa che è assolutamente contraria al sentimento di inizio e di progettualità politica.